Buongiorno ragazze, stamattina colazione un po' più tranquilla visto che oggi non lavoro. Che bello, sono di riposo oggi e anche perché, che bello perché devo fare un bel po' di cose. Questa qua è la torta che ho fatto ieri sera improvvisata, proprio veramente improvvisata e l'hanno divorata, praticamente ieri hanno fatto il latte e l'hanno divorata. E poi stamattina i bambini ne hanno mangiato anche un pezzettino a colazione. La prossima volta magari la facciamo insieme. Io comunque ho preso la ricetta da Fatti in casa con Benedetta, che lei è bravissima a fare delle ricette molto veloci e super super comode. Poi mi piace tantissimo anche lei. Niente, adesso faccio colazione, poi ci vediamo dopo e ci mettiamo a fare qualcosina. Ciao! Ciao ragazze, eccomi qua. Io sono andata a sbrigare due o tre cosette stamattina perché questa settimana non sono riuscita a fare moltissimo e niente, quindi adesso volevo fare qualcosa insieme a voi. Questa settimana è stata un po' una settimana un po' così, nel senso che è venuto a mancare il mio nonnino, chi mi segue su Facebook magari l'ha visto e niente, comunque è così, è la vita, ha 94 anni però. Mi dispiace sempre tantissimo perché quando le persone ci sono e ci sono fino all'ultimo, comunque ti dispiace tanto tanto tanto. Chiudiamo questa parentesi perché voglio ricordarmelo com'era e niente, quindi va bene, non ho vloggato, insomma non avevo né l'umore ma neanche la voglia proprio di pensare a nulla, non avevo voglia chiaramente e niente, stamattina sono andata a sbrigare due o tre cosette. E quindi sono uscita, adesso sono tornata a casa, mi sono cambiata, mi sono messa in tenuta da casa e volevo prima farvi vedere una cosina che ho provato in questi giorni e che volevo consigliarvi. Arrivo subito. Arrivo ragazze. Allora, l'ho messo qua da parte per voi perché volevo parlarvene. Allora, ho preso questi biscotti della Galbusera, finiti anche ovviamente. E sono biscotti senza zuccheri aggiunti con farina di tipo 2, che è la farina tipo 2, è quella che utilizzo praticamente per tutto. La uso tantissimo per fare i dolci e anche per fare la pizza quando la faccio, adesso è un bel po' che non la faccio. E mi sono piaciuti tantissimo, veramente tantissimo. Hanno 6 porzioni e sono veramente ottimi. Non vi leggo gli ingredienti perché devo prendere gli occhiali, se no, quindi niente. Comunque, mi sono piaciuti proprio tanto tanto tanto. Sono proprio ricchi di fibre, hai quattro cereali e ricchi di fibre e li senti proprio, non sono per niente dolci. Quindi io che amo proprio l'integralone, questi qua sono veramente ottimi. Poi vendo le porzioni, non esageri, tra virgolette. E niente, quindi vabbè, li volevo far vedere perché mi piacciono particolarmente. E poi da di più ho preso anche dei croissant che mi sono piaciuti molto, aspettate. Sono questi qua, i croissant integrali con zucchero di canna senza olio di palma, vabbè, e sono buonini, dai. Io li mangio così, ma a volte ci metto anche un po' di marmellata. Sono molto simili a quelli che ci sono anche da Lidl, piuttosto che da Eurospin, insomma, più o meno sono tutti molto simili, E niente, vabbè, ho trovato di più di questa linea qua che si chiama Vita Libre. E niente, volevo farvi vedere. Qua. Niente, adesso ragazzi, cosa facciamo? Sapete che ho ritoccato un po' il bagno su, quindi adesso andiamo su e gli diamo una bella sistemata, quindi pulita, riordinata, aggraziata, diciamo. Io non sono stata molto pignola nel ritoccare, nel senso che poi in primavera daremo una bella passata di bianco decisa, quindi ho ritoccato giusto la parte che sono andata a trattare per quanto riguardava un po' la muffa, ecco. E niente, quindi adesso andiamo su e diamo una bella sistemata in generale, spolverata piuttosto che lavata bene da fondo e niente, quindi faremo anche questa cosa insieme. Fire in my soul.
you up when you think you're alone, and no one picks up the phone. Forgotten skin and bones. Oh, yeah, I take you home, fill your body with chrome, build a castle to hold. 'Cause you build me up.
got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love, bet that you felt the same. Bene ragazze, io ho terminato di fare questa bella pulizia, in realtà ho anche dato una sistemata ai cassetti, ma non erano degni di un tour, insomma, del bagno, quindi magari più avanti penseremo a qualcosa di più sostanzioso, però alla fine devo dire che ho terminato in serata, perché tra una cosa e l'altra mi è dovuta fermare, andare a prendere i bambini, ho terminato adesso e quindi adesso scendiamo giù perché io devo assolutamente andare a cucinare stasera minestrone e uova sode. Andiamo. Stasera ragazze abbiamo il minestrone che io avevo già preparato, adesso lo sto disodorando un po', una scaldata, ok, e poi adesso devo sbucciare le uova sode, quindi adesso le vado a tirar su, ecco, e le sbucciamo. Tell me how and I'll do it, babe. 'Cause I just wanna make you feel what do about you. So just tell me how and I'll do it, babe. I love it when you whisper in my ear words only meant for me to hear. Promise that your secret's safe with me. You're the only reason, yes, you're the only reason. Baby, you're the answer to my prayer. Ecco ragazze, questa qua è la nostra cena, mangiamo il minestrone però non tantissimo, giusto un piattino, e poi insalata, pomodori e uova sode. Questo io e Walter, Christian vuole l'uovo fritto, Riccardo vuole la pasta in bianco, insomma, diciamo che abbiamo giusto due o tre cose da fare. Va bene, intanto spento il minestrone così si raffredda, ne mangiamo, vediamo se riesco a farlo mangiare almeno a Riccardo, vediamo, comunque nel caso mi rimane per domani. Ok. Io vi saluto, penso che a questo punto ci si vedrà domani, ciao, o a dopo, vediamo, non so come si evolve la serata, vediamo, intanto vi saluto, ciao. Buongiorno ragazze, oggi è il giorno dopo quello che avete visto nel vlog precedentemente, ho ancora un po' di tempo, quindi questa mattina volevo fare qualcosa con voi, ma prima volevo farvi vedere questo prodottino che ho appena terminato, che è un ammorbidente che ho preso da Di Più. È simile a quelli che ci sono in giro di Lenore o di Vernet, adesso non mi ricordo le varie marche abbastanza note, però sicuramente è molto più economico, perché quelli là un po' più di marca costano intorno ai 5 euro, 4,90 euro, insomma sono abbastanza cari, invece questo costa intorno ai 2,50 euro, meno di 3 euro, ed è ottimo, mi è piaciuto moltissimo, un'ottima profumazione, questo qua è molto fresco, infatti si chiama Fresh, e la marca si chiama Mimidou. E lo trovate da Di Più, quindi magari se avete un Di Più in zona e volete provarlo, mi sono trovata molto bene, anche se devo dire che ha qualche punto in più quello che prendo da MD, però non avendo MD vicino, io Di Più ce l'ho veramente ad uno sputo da casa, da MD invece ci devo passare, se ci passo per andare a prendere i bambini così, però mi devo fermare apposta, invece da questa parte sono un po' più comoda, e vabbè, comunque insomma devo dire che mi sono trovata bene anche con questo, infatti lo riprenderò sicuramente perché
L'unica cosa è che quello che prendevo da quello che prendo da MD è un profumatore, quindi si può anche utilizzare per lavare il pavimento. A volte ci mettevo qualche goccia di aceto e poi ci andavo a mettere un po' di profumazione e profuma tutta la casa. Fa proprio la differenza, poi comunque la profumazione è molto molto persistente. Però devo dire che anche questo qua non è male, devo dire che mi è piaciuto molto, profuma anche lui ed è durato parecchio, insomma. Quindi vai, volevo parlare di questo. Adesso, ragazze, dobbiamo fare un po' di cose insieme, quindi proseguiamo con il far cosine e adesso non so se andrò in camera mia oppure nella camera dei bambini, a camera lenzuola, adesso vediamo. Comunque quello che farò lo vedrete strada facendo adesso, però prima devo sistemare un attimino la mia scatola delle tisane, quindi volevo un attimo riorganizzarla un attimo, quindi facciamo prima questa cosa qua e poi dopo passiamo al succo, quindi andiamo sopra e facciamo il resto. Quindi ragazze, vi lascio al proseguimento delle mie cosine e spero di farvi ancora sempre comunque tanta compagnia. Andiamo! Eccola qua ragazze, questa qua è la scatolina delle mie tisane, che tra l'altro è un po' piccolina, infatti cercherò di metterne alcune, però in realtà devo proprio, dovrei prenderne un'altra perché sono un po' è un po' piccola, ecco. E quindi adesso andiamo a metterci qualcosa, diciamo che se le metti in piedi le bustine non si chiude, quindi devo capire, le devo mettere sdraiate per forza perché sennò è un disastro. Adesso tiro fuori le mie tisane, vediamo cosa ci sta dentro. Già un po' che devo fare questo lavoro, ma tra una cosa e l'altra non riuscivo mai a trovare un attimo per mettermici a fare questo lavoro. Quindi ho detto adesso è il momento giusto, facciamolo così. Vabbè. I cannot believe it when I look in the mirror. The passion in my eyes has gone away. Every ounce of color in my face seems to wither. There's nothing on my former self to see. When I go outside, I feel a change in the weather. The storm is blowing up to leave a trail of undecided meetings in the park or a cafe. Nothing's gonna lead me off to fail. Bene ragazze, questa qua è la mia scatoletta, ho messo dentro il tè della Twinings che ormai bevo praticamente quasi tutti i giorni, se sono a casa del pomeriggio mi piace un sacco, l'infusa alla melissa, la tisana biancospino, menta e camomilla che prendo sempre da Lidl, e poi l'infuso questo qua, il mirtillo, che vi faccio vedere qua con la scatola a Lunes, che è piccola questa scatola, quindi ho messo quelle che bevo di più. Ne dovrò trovare una un po' più accessoriata in modo da poterne mettere più infusi. Io poi vado a periodi, sono periodi in cui magari preferisco una cosa piuttosto che l'altra, ad esempio qua anche il tè verde, che in realtà adesso proprio non lo gradisco, non mi va magari d'estate qualcosa di più, e anche quelli un po' più fruttati mi piacciono un sacco quando arriva l'estate, a parte questo mirtillo che mi piace tutto l'anno. E niente, quindi adesso ci mettiamo a lavoro e proseguiamo con le cose che devo fare, anche perché tra una chiacchiera e l'altra arriva sera e non me ne accorgo neanche, quindi dopo devo andare a lavorare e niente, mettiamoci a lavoro, adesso vediamo cosa fare. Non so neanche io cosa devo fare, seguitemi nel corso del vlog e insomma spero di potervi fare ancora tanta compagnia. A dopo.
you, I knew that it was the bet that you felt the same. Bene ragazze, io ho terminato anche di pulire la camera dei bambini, una cosa abbastanza veloce, di routine, niente di che, anche perché poi dopo dovrò fare una pulizia un po' più profonda degli armadi, proprio il cambio degli armadi e così via dicendo, però è ancora abbastanza presto. Adesso vado già a pranzare perché mi aspetta il mio bel minestrone che adesso vado a frullare e lo faccio diventare un bel passato, perché a Walter non piace il passato, quindi ne ho fatto un po' di più in modo che poi oggi avrei potuto sbizzarrimi con il passato. E niente, poi andrò a lavorare, non so se avanza tempo, faremo ancora qualcosa insieme, se no noi ci vediamo come sempre domani. Ciao ragazze, io sono appena rientrata, oggi è venerdì, quindi questa qua è l'ultima parte del vlog perché poi lo chiudo e lo finisco di editare. Vi faccio vedere velocemente la spesina che ho fatto da Lidl, quindi allora ho preso il latte, due bottiglie di latte Parmalat parzialmente scremato, questo qua della linea della Bontà e Linea, c'era questo comunque, vabbè, insomma in genere latte italiano, poi queste due lattine di birra, queste, ok, da 500 ml. Poi ho preso questa zuppa con zuppa di riso rosso e quinoa, questa zuppa qua la volevo provare, mi ispirava, era anche scontata, quindi vabbè, ho preso questa zuppa qua della linea, questa qua che è la linea Bio Organic. Poi ho preso le uova, queste qua, le uova bio, 4 uova bio. Poi i cubetti di grana padano, poi ho preso un paio di schifezze, nel senso che ho preso questi biscotti che io adoro, sono dei biscotti scozzesi al burro, mi piacciono un sacco. Poi ho preso anche le cheesecake, buonissime, praticamente 6 cheesecake alla fragola, che buone. E poi ho preso lo yogurt greco perché devo fare la torta allo yogurt, perché l'ho fatta in settimana e mi è piaciuta molto e mi hanno chiesto di rifargliela, quindi ho preso lo yogurt greco. Poi ho preso questi cioccolatini, soliti cioccolatini senza andare troppo, ok, i cotton fioc con questa scatolina che tra l'altro anche è carina. Poi ho preso due spremute d'arancia, queste qua da 250 ml, ok. Poi
Ah, ha preso la pizza, non ve la faccio vedere ragazzi, ma perché l'ho messa via. Eccolo, già messa via. Comunque ho preso 4 pizze della Italiano, che tra l'altro questa settimana erano anche in offerta. E vabbè, comunque in ogni caso le prendo a prescindere, comunque le prendo sempre perché mi piacciono molto, ci piacciono molto. Poi ho già qualcosa qua di aperto perché qualche tempistello è passato. Allora, ho preso le focaccelle, queste qua della Molino Bianco. Poi ho preso i plum cake al cioccolato. Poi questi trancini al latte. E per finire popcorn, quindi 2 belle buste di popcorn. E questa qua è la mia mini spesina. No, stavo scherzando, mi mancava questo, che è questo detersivo per i piatti della V5 Eco. L'ho preso agli agrumi, sembra anche abbastanza concentrato, lo voglio provare, questo non l'ho mai provato, quindi sono curiosissima di provarlo, ha un profumo spettacolare, quindi quando lo proverò poi vi dirò cosa ne penso. Ciao ragazze, questo video si conclude qua, io metto a posto la mia spesa, preparo la cena e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un pollicino in su, io vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Running like Kentucky Derby to where the girls are pretty, summer grilling back.